Bentornati a Dolce in Paradiso. Oggi una ricetta con dedica. La dedico al canale Ricette Risate in Pochi Minuti perché, come me, amate lo chef Antonino Cannavacciuolo e infatti l'ho visto comparire nei vostri video in una veste un po' insolita che tra l'altro mi ha fatto morire delle risate. Quindi tutti coloro che amano questo chef dedico questa ricetta che è il suo spaghetti o linguine con le cozze. Un piatto che tra l'altro lui ha fatto spesso nei programmi televisivi. Praticamente lui realizza una vellutata di cozze, veramente, che vi invito a provare perché è molto saporita, veramente fantastica, dovete assolutamente farla se vi piacciono appunto le cozze. Potete utilizzare spaghetti, linguine, insomma una qualsiasi pasta lunga va bene. Poi io ho voluto mantenere un po' di tradizione in questo piatto perché lui le cozze le frulla tutte, mentre io mi piace vederle intere, quindi una parte le ho frullate mentre le altre le ho lasciate intere. Poi la base di questo piatto è il classico spaghetti, aglio, olio e peperoncino. E poi ho voluto aggiungere proprio in cima al piatto giusto un po' di burrata che dà delicatezza, spegne un po' la sapidità di questa ricetta. Comunque veramente è una di quelle ricette che adesso io replico spesso perché appena ho assaggiato soprattutto questa vellutata mi è piaciuto tantissimo. Quindi andiamo a vedere come preparare gli spaghetti o le linguine con le cozze dello chef Antonino Cannavacciuolo. Allora, per questa ricetta, come prima cosa, andiamo a prepararci quest'olio al prezzemolo, che è proprio una clorofilla di prezzemolo che è facilissima da fare. In pratica prendiamo il prezzemolo, compresi i gambi, e li facciamo sbianchire, ossia li facciamo bollire ma proprio per pochissimo tempo, un minuto, in acqua bollente, e poi li andiamo a mettere subito in acqua e ghiaccio in modo da raffreddarli velocemente, e poi frulliamo con un po' di olio e filtriamo. E poi ci servirà appunto del prezzemolo che io ho già tritato con un mini tritatutto, e poi andiamo ad aprirci le nostre cozze. Quindi per aprire le cozze iniziamo dal soffritto di olio, aglio in camicia schiacciato e gambi del prezzemolo. Aggiungiamo quindi le cozze. Sfumiamo col vino bianco. E mettiamo il coperchio per velocizzare l'apertura dei gusci. Naturalmente l'acqua non la buttiamo, ma la filtriamo attraverso un codino a maglie strette come questo e la mettiamo da parte. Soffritto con olio, cipollotto affettato molto finemente. E patate. Aggiungo un po' di acqua di cottura delle cozze. E lasciamo andare. Allora, le patate si sono intenerite, quindi ho aggiunto un altro po' di acqua di cottura delle cozze. A questo punto nel frullatore aggiungiamo le patate e le cozze. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura delle cozze. E frulliamo.
abbiamo ottenuto la nostra saporitissima crema di cozze. Aggiungiamo un po' di prezzemolo.